Anche l'ISIS Valdarno entra nell'ITS Energia e Ambiente. Prosegue così il percorso che vede impegnata la Fondazione nel rafforzare il legame con i principali istituti scolastici superiori di tutto il territorio regionale per una sempre più forte integrazione tra scuola e lavoro. Il mondo della scuola è il serbatoio a cui attingiamo. È l'altra, diciamo, una metà importante dell'attività di ITS che poi si concentra per altro verso nel grande rapporto col mondo imprenditoriale e industriale. Sono entrate le migliori aziende di origine pubblica, ma non solo, c'è anche grandi gruppi privati come ABB, come Power One, come la Piccini di Sansepolcro. Oggi salutiamo l'ingresso di un'altra grande scuola che è già professionalizzante di per sé, quindi che garantisce una notevole tasso di occupabilità e che con questa, diciamo, combinazione con ITS potrà offrire ai propri studenti un'ulteriore opportunità post diploma per perfezionare ulteriormente, professionalizzarsi ulteriormente, per inserirsi in un mondo del lavoro che nel nostro caso riguarda il settore oggi maggiormente trainante e di, come dire, maggiore attesa per quanto riguarda i cambiamenti importanti che dovrà vivere la nostra economia nel segno, diciamo, del Green New Deal. L'entrata nella compagine sociale della Fondazione offrirà così anche ai giovani del Valdarno le opportunità del sistema ITS. Gli istituti tecnici superiori colmano quello che è il quinto livello del frame delle competenze europee e i ragazzi possono con questo biennio poi affrontare il mondo del lavoro prima di tutto con alte percentuali di possibilità di impiego e poi appunto con quelle skills che gli daranno la possibilità di poter essere all'interno di vari settori lavorativi. La partnership avrà come punto fondamentale la creazione di 3 appuntamenti di approfondimento per i giovani dell'ISIS incentrate sui temi che dell'offerta formativa dell'ITS quali energia, ambiente e economia green. Il nostro compito come ufficio scolastico regionale è quello di diffondere il più possibile la conoscenza degli ITS nel contesto della scuola aretina e toscana in senso più lato, ma è anche quello di far sì che partecipino agli ITS le scuole più innovative e le scuole più vocate alla professionalizzazione dei loro studenti.